questo è frassino olivato. Ah. Hai sentito un frassino? No. Mai? Questo è sempre lo stesso metodo, sempre tutto orizzontale. È sempre 6? No. Questo faccio 6 e mezzo, 5 e mezzo. Questo in realtà è un classico betulla, però sempre in orizzontale. Mm. 6 e mezzo, 5 e mezzo. Interessante perché sai che a me durante il betulla piace da pazzi. A te piace proprio. Cioè a me piace proprio la betulla come legno in sé. Quella di Ella è tutta betulla, no? Tutta betulla, sì. Questo invece è tutto mogano. Sottile, sempre anche questo faccio 7 e 6, questo è un 7. E poi c'è quello di cui ne vado molto orgoglioso, che quello è tutto noce, come ti dicevo, perché il noce ha un suono che è ancora più scuro del mogano. Più scuro del mogano, però ha anche la parte alta che magari il mogano c'ha meno. Quindi è un rullante molto completo. Questa è una quercia fossile e ho fatto 20 rullanti di liscio. Ed è grazie a questo che sono arrivato a quei rullanti là, perché questo l'ho montato. Hai provato... senza fare multistrada, perché vorrebbe dire rovinare la caratteristica del legno fare multistrada. E l'ho fatto così e è venuto fuori un suono. Ma l'hai già provato? Meraviglioso, ne ho uno che ho provato per fare un test, prima di andare in produzione, e poi da questi ho deciso di a questo punto fare le altre in modo da avere delle offerte completamente diverse. Adesso se ci pensi, 7 fusti di custom di rullanti, più 4 tipologie di rullanti diversi, e più i metalli, il range di suono è cioè, infinito. Ah, c'è tutto quello che vuoi. Quello che vuoi, assolutamente. Poi non solo, quelli là verranno montati. La betulla col 16 fili di cordiera, il walnut col 32 fili di cordiera e gli altri col 22 fili di cordiera, quindi abbiamo proprio una gamma pazzesca di suoni. Tu hai il legno più spesso, per fare, non so, 6 mm ne metti meno di strati, di conseguenza se metti meno strati vuol dire che metti meno colla, c'è più legno e meno colla, sfrutti molto di più il suono del legno, no? Invece quando tu lavori strati molto sottili ci metti quasi più colla di legno, quindi alla fine vai a pagare la colla, suona la colla, poi magari ti piace, però non è... Da purista non è il massimo, non andare a offrire della colla. No, perché il problema è che tu puoi produrre tutte le batterie che vuoi con qualsiasi legno al mondo, non c'è problema. Il problema è che non tutti i legni al mondo possono essere lavorati su lo sfogliato, su spessori che ti permettano di avere più legno, meno colla, di fare un fusto di un certo tipo. Poi in realtà, ripeto, puoi fare quello che vuoi, però è chiaro che se vai a sfruttare un legno tranciato che si taglia a 0,5 mm, 0,45 alcune essenze, per fare 5 mm ne metti un sacco, ci metti un sacco di colla, alla fine sì, tu c'hai il legno pregiato, ma stai pagando la colla, e sta suonando la colla, non sta suonando il legno. Quindi questi sono i motivi per cui io non vado a scegliere tutti i legni. Solo alcuni legni che ci permettono di lavorare in un certo modo. Adriano, la carichi così? No, mi la infiliamo sulla pedana? No, manca delle cose, fa fare pure. E comunque anche qui con le luci è cambiato colore. Che era quello un po' più chiaro che ti dicevo. Sì, sì, quando... questa è la foto che mi hai mandato. La sfida che mi hai lanciato mi ha permesso di fare un salto di qualità, perché adesso offro uno Sparkle che ha una marcia in più. Però mi devi pagare di più. Ah sì? Oh cazzo. Un caffè? Un caffè doppio? Va bene, tanto bel caffè piace.